Ciao a tutti, come state? Benvenuti. Io sono Marina, questo è il mio canale Urban Crochet e qui si parla di uncinetto. Ho un po' di cose da farvi vedere, un po' di aggiornamenti e qualcosa anche da chiedervi. Vi parlerò anche del progetto del podcast, lo lasciamo in fondo per chi non fosse interessato, ma anche per chi non è principiante, volevo appunto spiegare un po' come poteva interpretarlo. E questo video me l'ha ispirato Anna Maria, che saluto, giustamente mi ha fatto delle domande e sì, lo spiego anche a voi così vi può magari essere utile in fondo al video. Ma cosa vi faccio vedere oggi? Allora, innanzitutto indosso questa maglia, l'avevo indossata in un video, in un reel, in uno short che avevo pubblicato velocemente e avevo ricevuto qualche commento chiedendo appunto che maglia fosse, che piaceva. Allora, non è uncinetto questo, sapete che io comunque ho iniziato prima con la maglia ai ferri. E insomma, con tutte e due, poi dopo l'amore per l'uncinetto mi ha preso totalmente. Ma questa era una maglia che avevo fatto, boh, penso 3 anni fa, forse anche 4, estiva, perché è fatta di lino, forse un po' trasparentina. Vabbè, la indosso con la canottiera. E credo che, perché nel video non si vedeva tantissimo, forse questa parte qua era quella che era stata più apprezzata, immagino, perché per il resto è maglia rasata. Allora, innanzitutto il lino muca. Il lino muca io l'avevo scoperto da un video di Valentina Cosciani. Lei ha fatto tante recensioni di filati e questo è un lino, adesso non ce l'ho da farvelo vedere, però è un lino molto sottile, molto secco. Col tempo si ammorbidisce, questo è il mantra che ci si dice, che è probabilmente vero indossandolo, però non così tanto, nel senso, essendo maglia, ovviamente poi si adatta al corpo. Indossandolo tanto, più lo indossi e più si ammorbidisce sicuramente. Il problema è che io non è che lo indosso tantissimo, lo indosso solo d'estate. Quest'anno poi l'estate qua si vede col binocolo, anche oggi piove, infatti la luce non è meravigliosa, ma ho voluto registrare lo stesso. E quindi ritornando alla maglia, questo lino deve un po' piacere, non è lino morbido, ma è secco e molto sottile. Non mi era piaciuto tantissimo lavorarlo, ero anche principiante, o meglio, lo sono ancora principiante nella maglia, però era una delle prime cose che facevo. Ma a distanza di anni, perché comunque un pochino d'estate lo porto, devo dire che è confortevole all'indosso. È lino puro, lo indossi e arrivi a fine giornata, è ancora fresco, veramente ottima, ottima qualità e con tutti i benefici dell'indossare le fibre naturali. Ecco, non è per niente elastico, infatti io l'ho fatto un pochino stretto qua, il giro manica e se vedete, cioè non c'è verso che lo sposti di 1 mm, quindi davvero è un po' particolare, forse non è per tutti, ma vale la pena dargli una possibilità. E quindi questo è un progetto però vecchio, visto che qualcuno me l'aveva chiesto, mi ha fatto piacere ricordarlo anche a me. Magari chi lo sa che ci faccio un pensierino perché volevo ogni tanto riprendo i maniferri, quindi magari potrebbe essere con questo filato. Poi ho visto una collana che volevo fare all'uncinetto, o meglio, la collana che ho visto è fatta credo in legno, ce l'aveva una mia collega, vi metterò qua una foto ed ha degli esagoni di vari colori. Ed è doppiata in un punto e la puoi indossare visto che ci sono dei gancetti in vari modi. E appunto io l'ho vista e ho detto: caspita, però potrei fare dei bottoni, chiamiamoli così, all'uncinetto e replicare, se non gli stessi colori, ma la modalità di ripetizione. Allora, io in realtà ho molti colori simili, tranne il blu, che però non ho voglia di acquistare. Peccato perché il blu in realtà, o forse lo posso acquistare un gomitolino blu, perché forse il blu gli dà carattere rispetto agli altri colori più chiari. E in particolare ho fatto delle prove
con il rosa, ho provato anche a cucire, perché sono cuciti non dritti, ma sfalzati uno qua, uno qua, in obliqui, l'altro qua, saranno fatti così. Non so con una collana di uncinetto se rimarrà questa forma zigzag, chiamiamola, o se invece poi magari indossandola, essendo di uncinetto, comunque di filo, si verticalizza. Vediamo, mi piacerebbe proprio farla, ma provando questi mi sono resa conto che sono dei bottoncini piccoli, bisogna farne tantissimi, penso un centinaio. Attaccarli in modo corretto per 2 o 3 punti e quindi è un continuo tagliafilo, nascondi codine, cuci e credo che ci sia dietro tantissimo lavoro che non è di uncinetto, cioè il lavoro di uncinetto rispetto poi al lavoro di assemblaggio e rifinitura è davvero poco, quindi non lo so se lo farò. Fatemi sapere anche se avete un modo non per farlo solo di uncinetto, ma se c'è un modo anche magari di ricoprire dei bottoni in modo tale che rimangano rigidi per fargli fare appunto questa lasciargli questo movimento a zigzag, o forse meglio così che rimangono comunque che rimani più leggera la collana. Non lo so, ci sto pensando. O faccio una collana singola, semplice, corta, perché quella lì è molto lunga, e così almeno faccio un primo pezzo e vedo se mi soddisfa. Perché imbarcarmi in un progetto così ho paura che poi mollo di tutto. Infatti, dopo aver fatto 4 di questi, ho già smesso. Perché a volte io ho proprio voglia di far andare via la mente e lavorare, 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 lavorare tanto proprio di uncinetto. Ma vediamo, vi terrò aggiornati. E mi era anche venuto in mente se io li facessi di lana, c'è la lana alpaca della Drops che puoi infeltrire i bottoni, i cerchi così, farli un po' più grandi, poi li si infeltrisce in modo tale che poi si rimpiccioliscono e forse è bella anche così. Però anche quelli poi vanno cuciti, quindi io ho sempre le mille idee, ma poi dovrei avere, non lo so, come gli gnomi di Babbo Natale che fanno tutto quello che io penso e credo che ci sarebbe da ridere, troppe cose veramente da realizzare, troppe idee e per capire se possono funzionare bisogna realizzarle piuttosto in fretta. Se no ci vorrebbero veramente sette vite. Un altro progetto che ho fatto è un altro fiore, un altro braccialetto. Allora, sempre dal canale di Francesca Uncinettando, ho trovato un altro tipo di fiore, che è questo qua, che è praticamente doppio. Scusate, che è praticamente doppio. Qui poi o lo si vuole stirare o lo si lascia molto, come dire, naturale. Io lo preferisco così, non stirato piatto. E in questo caso gli ho attaccato una lunga catenella. Perché? Perché si prende il filo, si va esattamente dall'altra parte. Questo è proprio attaccato, Qua no, lo si infila in un petalo, tanto sono tutti, vedete, con i fori. E lo si infila così. Ecco, poi lo si fa girare quante volte si vuole e dietro lo si mette così, o si fa un nodo o semplicemente così. A me questo cinturino piace di più, lo preferisco, e poi anche è versatile perché lo si può utilizzare, mi è venuto in mente poi, anche per una collana. Allora, io non ho preso la misura giusta perché l'ho presa più per il polso, cioè l'ho fatto un po' a caso, ma più per il polso. Però volendo lo si può fare anche per la collana e in qualche modo, magari una spillina, la si mette qua. E può venire una collana. Ovviamente la catenella, questa è una catenella fatta
con un doppia e non è la catenella semplice, perché così rimane più tipo cordino e la si può fare veramente lunga quanto si vuole e anche molto veloce. Una di voi mi ha suggerito che il fiore, quello che avevo fatto, ma a questo punto anche questo, come un cinturino per un eventuale vestito, e secondo me è una bellissima idea, grazie di questa idea davvero. E qui penso che la mia esperienza da fiorista, da fioraia, finisca qua. Questo è l'ultimo braccialetto, arriverà mia nipote anche questo e poi vedremo cosa sceglierai, cosa preferisce. L'altra volta vi avevo fatto vedere una borsa, traforata in cordino. Che avevo fatto, che stavo facendo perché era solo metà, la borsa bianca, e vi parlavo di quest'altra borsa che avevo fatto, che è questa, di questo colore che io amo tantissimo e che sta da Dio con il jeans, con il color jeans, blu jeans, non blu scuri, sì, anche col blu scurissimo, però anche con il classico jeans, la camicia di jeans blu, sta da Dio, io adoro questo colore. Quello bianco un pochino meno, infatti non sono proprio andata avanti. Ho la parte, una parte, devo fare la seconda, non è lunghissimo da fare, però è lì e non la prendo mai in mano. Ah, mi dispiace perché volevo finirla, adesso sta finendo l'estate. Questa l'avevo fatta per prima, come primo modello. Vi faccio vedere, mi allontano un po' come si porta. E avevo visto una foto fatta con la rete, quindi penso maglia alta, catenella maglia alta, una cosa così su tutti i giri, in una foto su Pinterest. E io poi l'ho replicato in modo diverso, perché che cos'è che mi piaceva tantissimo? Che fosse quadrata e che ci fosse questo angolo mangiato, diciamo, e quindi quando la porti storta. E mi piace, è una borsa direi più che capiente, e è traforata come vi avevo anche già fatto vedere, ma questa l'ho foderata. Una mia carissima collega si è offerta di foderarla. Dunque, me l'ha foderata con una stoffa bellissima, con cui lei aveva fatto una borsetta. Infatti, gli ho detto assolutamente di non usare quella stoffa, che piuttosto facevamo una borsa. Ma di usare una stoffa proprio quelle da fodera, no? Qualsiasi colore poteva andare bene. E niente, lei alla fine me l'ha portata con questa stoffa, che è una stoffa particolare, vedete, anche un po' cangiante con vari colori ed è una stoffa bellissima. Lei ha fatto una borsina, di cucito e cucito a macchina e bellissima, e quindi mi dispiace che utilizzi questa stoffa per una fodera, anche se insomma noi, le fodere delle borse le vediamo tanto perché noi continuiamo a aprire le borse e quindi è anche bello che sia bella la fodera e la ringrazio tantissimo, grazie Nadia perché ha fatto un lavoro meraviglioso visto che mi ha fatto anche la taschina. Diciamo che la fodera doveva essere così, una fodera veloce, che impedisse, alle cose che ci metti dentro di uscire, perché comunque è traforata e anche solo che c'hai dentro una penna, prima o poi, spunterà fuori, perché mia sorella l'ha già usata e provata e, in effetti c'è proprio il rischio. Invece così, lei non l'ha ancora vista, spero che le piace, che apprezzi soprattutto la fodera, insomma, perché la borsa l'ha vista e usata, ma la fodera foderata no. E niente, ci tenevo a farvi vedere appunto anche questa. Spero veramente di me. Adesso che ho visto questa qua mi sta venendo voglia di finirla, quella bianca, speriamo. Devo capire che fodera metterci, magari se ci metto una fodera particolare potrebbe piacervi. Non lo so perché questo colore veramente mi fa impazzire. Quello bianco sono un po' lì sulla rocca mi piaceva, però poi dopo io mi accorgo quando non mi piace una cosa perché la lascio lì e non la lavoro. C'è qualcosa che non va. O non mi piace la lavorazione perché magari non mi piace proprio mentre la lavoro, o non mi piace il colore, o non mi piace come sta venendo. Allora, la lavorazione no, mi piace perché, come già vi spiegavo, sono, una riga di mezze maglie alte alternate alla catenella, quindi mezza maglia alta, catenella e ritorno, con la maglia bassissima. Secondo me fa questo punto molto molto bello. Mangia un po' di filo, eh.
Perché, come sapete, la maglia bassa, la mezza maglia alta mangia filo, però mi piace perché è una specie di rete che non è esagerata, troppo bucata e rimane molto in ordine, molto, molto ordinato i buchini, no? Come vedete, perché c'è il ritorno di maglia bassissima che tiene. Quindi la lavorazione mi piace ed è abbastanza veloce perché dai. È vero che la maglia bassissima un po' meno, però la maglia alta vai veloce, il cordino è abbastanza grande. Mi piace il prodotto finito perché l'ho già visto, che è questo e mi soddisfa, e quindi l'unica cosa che può non piacermi probabilmente è il colore del filato. Vedremo se riesco a finirlo adesso, magari mi ci obbligo un pochino. Poi ho bisogno di un consiglio, la borsa in raffia, questa che ha il logo pubblicitario, questa mi è stata regalata perché era stata data in omaggio a questa persona, come già vi avevo fatto vedere questa, che invece questa è stata comprata e avevo fatto due mattonelle, avevo semplicemente cambiato i colori per non farle uguali, visto che fatta a mano possiamo davvero sbizzarrirci e renderle uniche. Questa che ha il bordo nero, avevo dei dubbi. Allora, cosa ho fatto? Ho fatto non una mattonella, ma sì, un quadrato a righe, di giri, di righe andate e ritorno. Semplice così. Con le maglie alte e le maglie bassissime e quindi andrebbe a coprire adesso che okay, adesso non è finito tutto, comunque andrebbe a coprire. Volevo far sì che andasse dall'inizio proprio del nero fino in cima qua. Praticamente avevo il dubbio, no, di ricoprire e di fare la riga nera qua con l'uncinetto, che mi è stato anche consigliato da voi. Si può fare in effetti, però poi ho pensato che tutto monocolore fino in cima con i tre lati neri mi sarebbe piaciuto. Ora non sono più convintissima di questa trama, nel senso sì, si può fare, però forse è un po' banale, non lo so. No, aspetta di sfarlo, ma nel frattempo ho visto una foto di una borsa e vorrei replicare, anziché fare la borsa, fare la mattonella, cioè fare solo un quadrato. Vi metto qua la foto. E se qualcuno di voi riesce a darmi consigli, nel senso che è fatta di due colori in diagonale, cioè il cambio colore è, voi immaginate un quadrato e diagonalmente questo triangolo risulta di un colore e l'altro triangolo di un altro. Cosa succede però? Che oltre al triangolo ha delle righe che si possono fare di maglia bassissima o di maglia bassa, comunque delle righe più fini, del colore opposto e viceversa. Addirittura ho visto delle borse così, no, che coincidevano le righe, no, formando quindi dei quadrati, di qui di un colore, di qui di un altro, e lo sfondo alternato. In un altro, addirittura, ho visto questa borsa dove le righe non formano un quadrato, vere e proprie, ma sono leggermente sfalsate, che mi piace anche di più. Ma al di là dello sfalsato, come posso replicare una mattonella del genere? Cioè, farla quadrata sapendo che dovrò usare le maglie alte e devo fare in modo che ci sia il cambio colore e che dopo continuo con l'altro. Non lo so, non mi sono messa di buzzo buono, ma se qualcuno ci ragiono un attimo, o sa, o ho visto un tutorial, o così, e ci vuole far sapere, mi raccomando, qua sotto sapete che è il vostro spazio e che potete scrivere tutto quello che di cui abbiamo bisogno o che di cui avete bisogno. Ecco, scambiamoci veramente idee, consigli, perché sono sempre preziosi. Perché mi sarebbe proprio piaciuta farla così. Se io riesco a fare due mattonelle di questo tipo, farei appunto davanti o dietro, oppure farei solo davanti per coprire questo logo. Non lo so, dipende un po' dalla voglia, perché ho pensato che comunque una borsa è carina anche averle solo davanti. Questa è la pigrizia che sta parlando, lo so, però così almeno ho una borsa fatta. Anche perché comunque
queste borse di juta a me piacciono anche così, non ricoperte, se devo essere sincera, quindi potrei decidere di fare solo il davanti. E ora veniamo a noi, parliamo del progetto del podcast. Allora, per spiegarvi meglio il perché e il per come è nata questa cosa, io già vi dicevo che ci tenevo tanto 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 a parlare di uncinetto. Ovviamente questo canale è nato per questo motivo, un pochino è stato arricchito da video tutorial, da spiegazioni e comunque in ogni video vi faccio vedere dei lavori, giustamente. Il podcast è proprio solo ascolto. Io ci tenevo tanto, non so perché, ma ci tenevo tanto. In più tante persone rimanevano un po' interdette, nel senso, ma come un podcast di uncinetto? L'uncinetto si fa vedere, non si può fare un podcast di uncinetto. E io però dicevo, ma perché no? Sì che si può. Ovviamente l'interpretazione può essere di mille tipi, no? Ognuno che vuole fare un podcast di uncinetto lo fa a seconda del suo modo di essere e di quello che vuole trasmettere. Si può parlare veramente di tutto e anche se non fai vedere le cose, puoi anche parlare di lavori, di punti, di schemi, qualsiasi cosa. Io l'ho voluto fare un pochino più sull'esperienza nel vivere l'uncinetto, perché appunto avendo già il canale dove comunque ci confrontiamo sui lavori, mi piaceva le chiacchiere vere e proprie lasciarle in un altro luogo, per non esasperare eventualmente i video, perché io ve lo dico, mi trattengo un po' quando faccio i video, perché se no parto per la tangente e inizierei a fare sproloqui sull'uncinetto che voi non potete sapere. Quindi c'è la possibilità, c'è un'altra piattaforma che è quella del podcast e appunto usiamola. Una comunicazione di servizio, il link che vi giro sempre, perché voi tanti, voi mi state ascoltando da YouTube, vedendo da YouTube, e quindi sono sicura che molti di voi ascoltate anche il podcast da YouTube, ma il podcast è su tutte le piattaforme. Se voi accedete dal link che vi do, cliccando il pulsante, questo è un link speciale che vi manda, a seconda del device che voi avete, nelle piattaforme più idonee. Cioè, chi ha un Apple di solito viene indirizzato su Apple Music, su iTunes. Chi ha un Samsung di solito viene indirizzato su Spotify. Però poi c'è chi lo ascolta da Alexa, c'è chi lo ascolta veramente da tantissime altre piattaforme e non per ultima YouTube. Di solito se cliccate da un PC vi indirizza su YouTube. Alcuni di voi che accedono dal link verranno indirizzati non so su quale piattaforma, se invece siete già su YouTube che vi arriva appunto il video nuovo, lo cliccate da lì. Bando alle ciance, torniamo al progetto. Visto che appunto questo podcast è comunque nuovo, perché appunto è un audio e andrà anche su tante altre piattaforme e verrà ascoltato da persone che non seguono YouTube, e magari può essere che qualche persona acceda e che non è interessato prettamente all'uncinetto, ma magari per qualche motivo approdi qua. E che lo dico perché è capitato, e che comunque ascoltandolo magari gli viene voglia di provare e perché no, di ascoltarlo, ma anche di provare proprio con l'uncinetto e il filo. Quindi ho detto iniziamo dall'inizio, da zero, quindi dal cappio e dalla catenella e poi la maglia bassa. A questo punto, per un principiante vero, proprio super super principiante, che cosa gli si può far fare per imparare? Dei campioni. Però solo un campione così, un quadrato, mi sembrava anche poco stimolante. Per cui ho detto, che cosa c'è di più bello di una pagina di un libro? Nel senso che io già è un po' di tempo che pensavo a questo, a quanto si parlino, il libro
l'uncinetto. Un giorno mi sono messa lì a cercare quali parole corrispondevano sia per l'uncinetto che per il libro, e ce ne sono davvero tantissime. Non sto qua a farvi adesso l'elenco, ma per dirvene qualcuno, magari, non so, angolo, copertina, bordo, tela, occhiello, ma ce ne sono davvero tantissimi. Magari poi ve li pubblicherò sui social, così per divertimento. Però appunto, non volendo fare un libro vero e proprio, ovviamente in futuro potremmo anche farlo, perché no? Ho pensato che potremmo fare questo diario di bordo, cioè quando impariamo un punto, vogliamo fare una prova, noi lo faremo e la faremo diventare una pagina. Io ho dato come indicazione 30 catenelle e poi in altezza andare su come si vuole. Può essere una pagina quadrata, può essere una pagina rettangolare, può essere anche piccola. Se uno vuole fare 30 punti, ne può fare solo 20 o 10. E poi si farà anche il bordo. Questo perché? Perché chi all'inizio non riesce subitissimo a fare il lavoro, un progetto vero e proprio, dovrà prima esercitarsi un pochino per il punto. Io penso che una volta che uno impara a fare la catenella, il cappio, la catenella e la maglia bassa e lo fa diventare una pagina, penso che sia un allenamento abbastanza significativo. Poi dipende dalla persona, c'è chi impara prima, c'è chi magari non aveva mai fatto ma qualcosa a manualità nelle arti, e chi invece è veramente proprio a zero e farà un pochino più di fatica. E appunto impareremo 2 o 3 punti e impareremo anche a combinarli tra loro, così che poi 1, 2, 3, 4, 5, 10 pagine, insomma, a seconda di dove ci si poi vuole fermare, le poi rilegheremo e li faremo poi sopra una bella copertina. Questa era l'idea. E questo è anche qualcosa che rimane, un diario di bordo, perché? Perché andando avanti, per chi è appassionato, chi si appassionerà all'uncinetto e vorrà fare altri lavori, potrà sempre fare, per provare dei punti e dei campioni, queste pagine. Per poterle fare uguali le pagine, perché ovviamente sappiamo benissimo tutti che i punti non sono uguali e a volte ti vengono più strette, a volte ti vengono più grandi, allora ci viene in aiuto il bordo. Noi facciamo le pagine cercando di farle più o meno uguali alle altre, se poi sono un pochino più piccole, quindi stando attenti a non esagerare, no? Devono essere o uguali o un pochino più piccole, poi con il bordo le allineiamo sicuramente tutte. Per cui io direi che chi ha voglia poi gli rimane veramente un diario che può guardare, sfogliare, e sarà anche divertente dopo un po' di tempo, dopo un po', perché no, di mesi o di anni, andare a vedere cosa si era fatto all'inizio. E ho pensato anche a questo progetto perché secondo me chi invece ascolta il podcast ed è già esperto nell'uncinetto, ovviamente i tutorial, questi qua base, non ha senso che li segua, ma mi piacerebbe tanto che invece approcciaste l'idea del progetto, cioè quella del diario. E quindi a modo vostro, se state provando un punto nuovo, se dovete fare un campione per qualcosa, di utilizzare, diciamo, questo metodo di fare il campione, di fare questa pagina che, ripeto, può essere di punti che volete, della misura che volete e dei colori, perché è veramente fattibile dei colori. Io l'ho fatta bianca perché bianca è innanzitutto la pagina di un libro, e perché in video si vede meglio quando si registra sul bianco con il filato bianco. E però secondo me vengono benissimo anche colorate. Io poi, così per farvi vedere il colore, ho fatto il bordo colorato, ma volendo si fa anche tutta bianca, che con i bordi, sempre facendo i bordi per rifinirli, ma bianchi. E secondo me può essere un'idea carina, qualcosa poi che vi rimane. Magari già avete un vostro modo di tenere i vostri campioni, e anzi fatemelo sapere, mi raccomando. Io avevo visto il progetto di un libro all'uncinetto, non so come chiamarlo, un libro proprio fatto all'uncinetto, e questa
creativa, questa designer, cosa faceva? Queste pagine di uncinetto, tutte uguali, non so se usasse la maglia bassa, forse sì, era la maglia bassa, cioè un punto neutro, più neutro possibile, e poi gli attaccava, gli pinzava magari dei piccoli campioncini che aveva di cose, non so, tipo... Ops! Vi faccio vedere, tipo uno una pagina bianca e poi fa come campioncini, per esempio i bottoncini, e quindi li pinza e li tiene qua e riempie le pagine di vari campioncini. Ovviamente poi lo può pinzare con qualsiasi cosa, con uno spillo, mettergli anche un bigliettino con scritto, non so, il numero dell'uncinetto, piuttosto che, secondo me, è un qualcosa che poi vi rimane lì, e forse è anche bello per utilizzare dei filati che magari sono lì e non sappiamo cosa farcene. Ovviamente se dobbiamo fare un campione per un modello di un maglione o qualcosa e ci serve calcolare il numero di righe, di punti, bisogna usare il filato del maglione. Ma se invece uno vuole solo magari provare come si esprime un punto, o la facilità o meno di ognuno di noi di fare un punto, se ci piace lavorarlo o no, secondo me si possono usare i filati, chiamiamoli di scarto, quelli che abbiamo nel nostro stash, e possiamo fare varie cose. Poi la mia mente, come sapete, vola. Secondo me sarebbe bellissimo fare anche dei libri, magari anche classici libri per bambini, non so se hanno un nome, come quelli anche per il bagnetto, no? Che sono di poche pagine, molto colorati, e vabbè, quelli sono di plastica e vanno nel bagnetto, però questi, se li si fa di cotone, che il bambino magari quando li ciuccia non ha problemi, non li facciamo di mohair magari, con anche dei disegni, o ricamato, chissà ricamare, oppure nella lavorazione. E niente, io ho pensato a questa cosa, e in modo tale da prendere tutta la fascia delle persone interessate, sia chi proprio non è in grado di prendere in mano l'uncinetto, che non l'ha mai fatto, sia chi invece è molto esperto. Fatemi sapere se questa idea vi piace e se magari nell'arco dei mesi se la realizzate. Bene, oggi è sabato, non so quando uscirà questo video, spero il più presto possibile, e mi raccomando, giovedì prossimo c'è la terza puntata del podcast. Chi inizia adesso si trova già le due e poi ci sarà la terza. So che molti di voi invece hanno anche già ascoltato, e come vi ho detto, uscirà una volta alla settimana, il giovedì. Quindi a prestissimo, un abbraccio, I love crochet!